La finale del torneo di Shanghai ha un solo protagonista. Non è Roger Federer, come si pensava soprattutto dopo averlo visto giocare contro Söderling e Djokovic, bensì Andy Murray. Il britannico lascia la Cina da dominatore assoluto. Per lui 5 match e solamente 25 game persi, una media di 5 giochi a partita, testimonianza di un'irrisoria facilità nel superare avversari comunque di calibro, quali su tutti Tsonga e Federer. Nella sfida contro l'elvetico, Murray ha dominato dall'inizio alla fine, riuscendo a non perdere mai il servizio, strappando di contro 4 break al fuoriclasse svizzero. Per Murray è il secondo titolo dell'anno, un anno dal quale tutti si aspettavano di più, soprattutto dopo l'inizio col botto di Melbourne. E invece è proprio nei tornei dello Slam che il tennista di Dunblane deve ancora compiere il salto di qualità. È negli Slam che l'ottimo tennista diventa campione e Murray in questo senso è ancora incompiuto. Ottimo invece il suo rendimento nei Master 1000. Quello di Shanghai è il sesto della carriera e lo scozzese non sembra volersi fermare. E Federer, che futuro lo aspetta? Finora quest'anno ha vinto solo 2 titoli, peggio aveva fatto l'ultima volta nel 2001. Un dato che spiega più di ogni analisi le difficoltà del campione elvetico in questa fase di carriera. Se è un periodo o no, o il declino definitivo, questo ce lo diranno i prossimi mesi.